I grandi elettori si preparano alle elezioni. E qualche maligno dice, la Donatella Porzi ci voleva andare a tutti i costi e alla fine non ce l'hanno mandata. Andare a tutti, che io volessi andare a tutti i costi, credo che sia veramente una malignità. Ho avanzato la mia candidatura come hanno fatto altri colleghi, e questo penso che era nelle cose, visto che si è presa una strada di scegliere una figura rappresentativa, con un pizzico di presunzione dico che magari il mio curriculum mi poteva vedere tra coloro che potevano per la minoranza rappresentare questa regione. I miei colleghi, diciamo il mio partito, perché poi i colleghi di minoranza di fatto si sono accomodati e in qualche modo hanno seguito l'indicazione data dal partito che ha più consiglieri all'interno del gruppo di minoranza, hanno fatto questa scelta, non hanno dato particolari motivazioni, ma credo che sia chiaro che nel dare un incarico a me hanno qualche resistenza, ormai lo vediamo da un paio di anni. Io sono credo l'unico consigliere che ha un solo ruolo all'interno di questo consiglio, ma questo non inficia e credo non interessi neanche il pubblico, perché né i nostri iscritti, è solo una questione interna. Mi va di dire ormai di sintetizzare alla fine di un percorso piuttosto lungo, che forse questo è il frutto di un patto del congresso dal quale io sono stata fuori. Il professor Piero Codignoni tifava per te e adesso mi toccherà spiegargli i motivi. Beh, il professor Piero Codignoni è un caro amico e quindi è anche di parte, no? In questa eventuale, diciamo così, espressione di una preferenza, però non ha importanza chi svolgerà questo ruolo per la minoranza. Sarebbe stato sicuramente un bel riconoscimento, ma non ci sono state le condizioni. Magari la domanda la dovreste rivolgere a qualcun altro.